Ma onestamente penso che l'immagine che viene in qualche modo offesa è l'immagine appunto dell'educazione dell'Italia in generale. Però a Venezia abbiamo deciso di ribellarci. Intanto cominciamo a dire che i sei appunto eroi, come li ho descritti io, li abbiamo presi, li abbiamo denunciati. E adesso racconto anche delle nuove, così anche il pubblico che ci sta ascoltando sa se viene a Venezia che cosa incorre se si comporta male. Queste persone pagheranno una multa di 450 euro a testa per le gesta che hanno fatto, ma soprattutto verranno denunciati penalmente per il rischio alla sicurezza della navigazione della città. Immaginatevi se passava un battello in quel momento e uno di questi eroi, invece che finire sul tetto del battello e schiantarsi lui, fosse caduto in testa una persona. Oggi avremo una persona magari in ospedale o morta, e per cui non possiamo più scherzare. L'altra sera. Ora verrà la vita. L'altra sera, il giorno dopo di questo fatto, dal ponte di Rialto, per emulazione, perché bisogna stare attenti a insomma, scherzare troppo con queste cose perché si rischia di diventare gli zimbelli del mondo, altri quattro si sono lanciati dal ponte di Rialto, uno l'abbiamo beccato ed è un argentino che vive a Barcellona, la famosa città che ci voleva dare i consigli. Adesso lo educhiamo noi e poi lo rimandiamo al sindaco di Barcellona, che così brava era a raccontare. Lo facciamo capire noi che non era il caso di fare questo. A Venezia sarà vietato essere a petto nudo, costerà 400 euro essere a petto nudo, costerà caro mangiare per terra. Lo diciamo a tutti. La stragrande maggioranza dei turisti che vengono a Venezia sono brave persone e persone educate che rispettano e amano questa città, la stragrande maggioranza. Poi, come sempre, la mamma degli stupidi è sempre incinta e qualcuno si trova, per cui di conseguenza noi agiremo penalmente e amministrativamente, come la legge ci consente, ovviamente. Sempre. Abbiamo inasprito, le multe erano a 50 euro, le abbiamo inasprite. Sono a 400, 450, 250, a seconda qual è l'infrazione. Noi non vogliamo fare cassa, lo diciamo subito a tutti. A noi dispiace dover pensare che una persona che magari a caldo si toglie la maglietta, non si rende conto, dobbiamo dargli la multa. La legge ci consente massimo queste cifre, non possiamo far altro. Perché se arriviamo al massimo a superare i limiti e inventarci noi le sanzioni, poi vengono impugnate e la persona la fa anche franca. La cosa che però voglio dire a tutti è che noi, non soltanto quando ci sono atti tipo questi del nuoto sui canali o dei tuffi dei ponti, denunceremo penalmente le persone per rischio alla navigazione, ma anche chiederemo a queste persone i danni d'immagine. E i danni d'immagine della città, in questo caso li stiamo quantificando, abbiamo dato mandato all'Avvocatura Civica, li quantificheremo prossimamente, ma possono andare dai 5 ai 10 ai 20 mila euro a testa, perché l'immagine dell'Italia, non solo di Venezia, io voglio difenderla fino in fondo e ho mandato pieno dei veneziani di farci rispettare, noi ci li faremo rispettare.